avevi ancora tanto da darci. Era bello quando ci parlavi del cibo giapponese e cantavi con noi a squarciagola. Il lavoro per noi era diventato una famiglia e tu farai sempre parte della nostra famiglia. Ciao, Ste. Erano in tanti questo pomeriggio a dare l'ultimo saluto a Stefano Leo, 33 anni, il ragazzo ucciso con una coltellata alla gola ai Murazzi di Torino la settimana scorsa. Gli amici, i colleghi si sono stretti attorno ai familiari questo pomeriggio al chiostro di San Sebastiano, alla sede del Museo del Territorio Biellese. Prima della cerimonia, in tanti si sono avvicendati al microfono per recitare le poesie, rievocare i bei momenti vissuti assieme, raccontare dei viaggi.